Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video su Namet e oggi siamo su un'altra dopo partita. Questa è una partita molto veloce, sono un po' all'oscuro ma sono sotto a letto perché devo andare a dormire. Allora ragazzi, dopo partita di Milan, già mi sono dimenticato, Bologna. Allora praticamente, ragazzi, dopo partita delle 3 non l'ho fatto perché dovevo ripetere per la verifica e poi mi ero anche un po' incazzato per il Napoli che ha perso, cioè ha pareggiato 0-0 ma... E comunque sono due pareggi consecutivi e sono due partite che il Napoli non fa gol in Serie A ed è un record appunto di Maurizio Sarri, cioè perché Sarri è, cioè comunque l'anno scorso il miglior attacco in Serie A, quest'anno il secondo miglior attacco, quindi diciamo che fa male anche molti tifosi che non esultano dalle partite. Vabbè, questo è un altro discorso e comunque ho dovuto ripetere la verifica anche, e infatti sono stanco. Questo mi dice dopo partita, praticamente è stata una buona partita, bella anche. Il Milan vince 2-1, doppietta di Bonaventura che ha segnato anche contro il Benevento, quindi sì, confermo un ottimo giocatore. E poi invece per il Bologna segna Verdi. Bonaventura purtroppo ce l'aveva contro il Fantacalcio. Mannaggia. Però vabbè, è andata bene alla fine, cioè è stata una partita buona. Il Milan finalmente, dopo tantissimo tempo, riesce a vincere. Riesce a guadagnare 3 punti, che non guadagnava 3 punti dalla 12ª giornata contro il Sassuolo, che ha vinto 2-0. Infatti dopo ha perso contro il Napoli, ha pareggiato contro il Torino, ha pareggiato contro il Benevento e finalmente, forse ho saltato una ma non mi ricordo, e poi finalmente, cioè oggi ha vinto. Quindi in due partite con Gattuso ha fatto 4 punti, che non è male alla fine. E quindi il Milan si porta a 23 punti. Quindi diciamo che stava a pari punti con il Bologna, 20 e 20, si porta avanti in questo modo. Diciamo che anche il Bologna ha giocato molto bene, migliori in campo penso Bonaventura e Taxidis, e anche Suso ha giocato veramente, veramente bene. E vabbè, quindi questo ragazzi è un veloce dopo partita, noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!